Ciao a tutti, eccomi tornata con un altro video. Questo sarà un video, sì, di fine manche, ma principalmente in cui vi chiedo qualche consiglio. E chiedo consiglio soprattutto alle ragazze che hanno partecipato al gioco, perché si tratta di vedere se modificare un po' il formato di questo gioco il prossimo anno, perché voi sapete che questa che si è svolta è stata l'ultima manche prima delle vacanze estive. Io parto e vado in Cina il 28 luglio. E tornerò il 20 agosto. Sul secondo canale, in questi giorni pubblicherò certamente qualche video. Se riesco a fare quello che voglio, saranno un po' di video, tipo 5. Alcuni saranno per raccontarvi del viaggio, della preparazione del viaggio, perché me l'avete chiesto in tantissimi, soprattutto sull'altro canale, perché l'anno scorso ho pubblicato il racconto del viaggio dell'Indonesia. E molti mi hanno chiesto invece di raccontare anche il pre-partenza, cioè che cosa metto nello zaino. Allora ci sarà un video dedicato a come faccio lo zaino, come preparo il tour, perché stabilisco io le tappe e quali saranno le tappe di questo tour, cosa occorre per andare in Cina, insomma, video di questo tipo. Chiaramente non li pubblico sul primo canale perché non avrebbe senso, non c'entra proprio niente con la dieta e quindi sarebbe fuori tema. Altra cosa che pubblicherò sul secondo canale, sempre entro la prossima settimana, cioè entro il 28, sarà il video in cui vi racconto di come faccio le unghie, perché moltissimi, quando faccio le ricette, soprattutto quando ho pubblicato le prime del canale, le prime, intendo dire, non negli ultimi 3-4 mesi, mi chiedevano come mai avessi le unghie tutte curate, come facessi. In realtà le mie unghie fanno schifo, cioè io non vi metto le mani davanti perché infatti sarà un trauma fare quel video perché io ho una vergogna bestiale per le mie mani, sono cicciottine, fanno schifo, sono corte e le unghie sono brutte, si sfaldano tantissimo. Quando mi sa la Savannah, Annina, ha pubblicato quel video sulle unghie, in cui, ma tempo fa, ed è fra l'altro il video attraverso il quale l'ho scoperta. Io mi sono ritrovata in lei perché anche a me si sfaldano, sono fragilissime e l'unico modo per me per tenerle lunghe è fare una ricostruzione casalinga e è una roba molto particolare, scusate, non ho voce, molto particolare e moltissime mi hanno chiesto di parlarne e ne parlerò in un video apposito sul secondo canale. Pubblicherò tutti questi video di cui vi parlo entro 28. Ok. Altra cosa che volevo fare però su questo canale è pubblicare un video con i ghiaccioli, perché non l'ho ancora fatto, perché non trovo più gli stampi per ghiaccioli, ma siccome so che ce li ho, non voglio ricomprarli, tirchia. No, vabbè, ho un po' i soldi contati in questo periodo, soprattutto per il viaggio. E quindi niente, appena trovo gli stampi per ghiaccioli, pubblico il video, cioè registro e pubblico il video. E anche perché la ricetta è già collaudata e quindi insomma ci dovrei mettere poco. E basta, subito prima di partire pubblicherò probabilmente un aggiornamento corsa peso e basta. Ora la domanda che vorrei farvi è questa. Dunque, io questa è l'ultima manche, ve l'ho già detto forse, prima della fine, cioè prima delle vacanze. Ci sarà una pausa di questo gioco, del gioco che fra l'altro si svolge sul gruppo Facebook, vi metto il link al gruppo nell'info box. E chiunque di voi vorrà continuare a giocare oppure vorrà giocare al gioco per la prima volta dovrà incominciare da settembre, quando ricomincerà. Per settembre intendevo fare delle modifiche, apportare delle modifiche al gioco per renderlo più stimolante, perché molti dopo un po' si stancano, perché il gioco essenzialmente consiste soltanto nel fare la propria dieta, e quindi io volevo trovare un modo per renderlo più stimolante e meno pesante per voi e soprattutto per le caposquadra. Quindi la mia intenzione, secondo, sarebbe quella di evitare di prendere ogni volta le misure, per esempio, e ogni 2 o 3 settimane, ora vediamo quanto può durare la manche, prendere soltanto il peso. Le misure essenzialmente a me servono soltanto la prima volta perché è necessario per me verificare che voi non vogliate perdere troppo peso e attraverso le misure io vedo che polso avete, che tipo di ossa avete. Certo, io non sono un'esperta, però guardando peso, altezza e magari misura del polso, io già mi rendo conto più o meno, mi faccio un'idea se state esagerando, se perché molte mi chiedono di partecipare e molte le ho dovute rifiutare perché erano, secondo me, non avevano bisogno di perdere peso, alcune secondo me avrebbero dovuto prendere qualche chilo. E ad alcune soprattutto ho permesso, fra virgolette, di partecipare, ma soltanto per perdere pochi chili, perché alcune veramente
secondo me non necessitano di perdere peso e quindi per me non ha senso inserirle in un gioco che ha questo scopo, ecco. E quindi io sono aperta ad ogni suggerimento. Ad esempio, Gianluca, che è uno dei fondatore del mio gruppo su Facebook, aveva proposto di fare un gioco ad eliminazione, sempre con la durata di 3 settimane, ma in cui le squadre si affrontano e ogni settimana ne viene eliminata una. E poi si scontrano, cioè, ad eliminazione in pratica. E io lì per lì gli ho detto, sì, figata! Poi ci ho pensato, e effettivamente ho pensato, ma se alla prima settimana c'è una prima scrematura, la metà delle squadre, alla seconda c'è una seconda scrematura, molte squadre non arrivano all'ultima settimana e quindi non fanno la dieta per un periodo lungo. E quindi lì per lì ho evitato di parlarvi di questa idea. Però ora vi propongo. Cioè, nel senso, vi chiedo, vi interessa? Avete qualche idea per migliorare il gioco? Oppure per renderlo meno pesante? Cioè, se qualcosa potrebbe stimolarvi maggiormente, per me va bene, proponetemela perché io sono aperta al dibattito. E quindi, se avete qualche idea, tipo, eleggere il più bravo, a lungo termine, eleggere il meno meritevole della manche. Forse io non l'ho fatto perché secondo me poteva essere umiliante, ma se può esservi di stimolo, ditemelo che si può fare. Insomma, se avete qualche idea, per piacere, per migliorare il nostro gioco, per renderlo più stimolante, mi raccomando, fatemelo sapere e io sarò contenta di discuterne con voi sotto nei commenti, discuterne nel senso di parlarne. E detto questo, parliamo della fine della manche. La fine della manche vede come partecipanti 15 squadre, perché sapete che ne si sono aggiunte due ultimamente, e parto subito con la classifica. Quindicesime sono arrivate le meringhe che hanno perso 0,18 kg a testa. Quindi veramente pochino, però vabbè, prima delle vacanze che voglia abbiamo di fare la dieta, effettivamente. Quattordicesimo posto le Morositas con 0,02. Tredicesimo posto le Insalate Miste con 0,36. Dodicesimo posto le Ciocobanane con 0,04. Undicesimo posto le Vitasnelle con 0,68. Decimo posto le Cookies con 0,9. Nono posto le Amazzoni con 1,03. Quindi complimenti, già un chilo a testa di media. Nono posto le, no, ottavo posto, scusate, le Muffin con 1,05. Settimo posto le Patatine con 1,09. Sesto posto le brownies con 1,12, quinto posto la diposeria con 1,15 chili di media testa sempre, quarto posto per le profiterol 1,02, 1,2 scusate, quindi 1,2 kg di media testa. E ora arriviamo sul podio. Sul podio ci sono al terzo posto le pagnottelle che hanno perso 1,4 kg di media testa. Al secondo posto ci sono le Ciccia Stop con 1,45, quindi praticamente 1,5 kg a testa, quindi complimentissimi. E primo posto le Kit Kat, una delle squadre che si sono aggiunte di recente, che hanno perso 2,02 kg a testa, quindi 2 kg a testa di media. Andiamo subito a vedere le Kit Kat per vedere quale ha vinto la manche. Complimenti ad Elisa che ha perso 2,6 grammi. Stella ha preso 1 chiletto, quindi vabbè, capita. Maria ha perso 2,8 kg, quindi complimentissimi. Complimenti a Dona che ha perso 2 kg e vince la manche Fati che ha perso 3,7 kg. Quindi complimentissimi a Fati, mandami il tuo indirizzo in un messaggio privato su Facebook. Prima di far vedere i premi, vediamo qual è la seconda vincitrice. Allora, faccio innanzitutto i complimenti a Marta delle Ciccia Stop che ha perso 3,2 kg. Nelle patatine devo fare i complimenti assolutamente a no, oddio, non so come ti chiami, però Cicci Wine che ha perso 4,2 kg. Complimenti a Marina che è la vincitrice della scorsa manche, che saluto, e che ha perso 4,1 kg, quindi complimentissimi. Complimenti nelle pagnottelle a Sabrina che ha perso 3,1 kg. Complimenti Sabrina, complimenti a Marianna delle Muffin, fra l'altro Marianna gioca da tantissimo, delle Muffin che ha perso 3,8 kg, complimenti a Inata delle Amazzoni che però che ha perso un sacco di chili veramente, però non ha partecipato alla manche scorsa, quindi praticamente non era in gara,
perché sennò penso che avrebbe vinto, però è ovvio perché beh, non è ovvio, si è impegnata, quindi complimenti, però è stata una manche molto lunga per lei, più di 1 mese e mezzo, 2 mesi. E la vincitrice della manche, la seconda vincitrice, è nelle Profiterol ed è Chiara, che ha perso 4,3 kg. Chiara, tu sei quella che ha perso di più, quindi sei la prima a dover scegliere il premio. Il premio è sempre una roba simbolica, niente di che. Mi sono data i pennelli, perché a me piacciono molto questi pennelli dell'Essence, anche se costano poco. E quindi puoi scegliere, preferisci il pennello da ombretto o il pennello da eyeliner? Ora te li faccio vedere da vicino. Ok, non si vede niente perché c'è il riflesso, però ti assicuro che questo è un pennello da ombretto e questo è un pennello di eyeliner che sono nuovi. Ok, cosa preferisci, Chiara? Tu sei la prima a dover scegliere. Quello che sceglierai te lo manderò a casa, quindi mandami un messaggio su Facebook con il tuo indirizzo e la tua scelta. La seconda scelta chiaramente andrà alla seconda vincitrice, che è la ragazza delle Kit Kat, Fati, che quindi troverà la sorpresa, cioè il pennello non scelto dall'altra. Non so se mi sono spiegata. E detto questo, vi saluto, faccio i complimenti a tutti, vi ringrazio per aver partecipato al gioco per questo periodo e niente, ci vediamo con il gioco a settembre. Ricomincerà, chiunque di voi vorrà partecipare sarà il benvenuto e chi non vorrà più partecipare non fa niente, lo salutiamo con un sorriso e basta. Ci vediamo presto in un prossimo video. Un bacione. Ciao!